Il potere della nostra mente è incredibile. Non possiamo darlo per scontato. Abbiamo inventato molti dispositivi, che oggi non sono solo utili, ma incredibili. Oggi, sul nostro pianeta è stata inventata più tecnologia che in qualsiasi altro momento della storia. Questo vale anche per un numero maggiore di distrazioni, distrazioni più potenti che mai. Nonostante tutti questi progressi e creazioni, il cuore è sempre rimasto immutato. Le persone non sono cambiate da molto tempo. La tecnologia non potrà mai sostituire l'evoluzione del nostro cuore. Gli esseri umani spendono molto tempo e denaro per costruire robot, auto volanti e programmi spaziali, che non sono mai stati pensati per portarci a nuove altezze. È invece giunto il momento di concentrarci su come aiutarci a vicenda in modi più significativi. In termini di relazioni e amore, una cosa che ritengo più importante che mai, ma che non riceve abbastanza attenzione, è il rispetto e l'amore reciproco da parte di chi ci circonda. Lo si può vedere osservando molte civiltà avanzate nel corso della storia, come l'antico Egitto, l'impero Azteco o la civiltà Maya. Erano tecnologicamente molto avanzate, ma avevano un livello molto basso di compassione e amore per se stessi e per gli altri intorno a loro. Se si confrontano queste civiltà con altre che non progredivano altrettanto tecnologicamente, ma che avevano comunque un alto livello di compassione e di amore per se stessi e per gli altri, come l'antica Grecia o anche civiltà più recenti come il Tibet o l'India, ci si accorge che solo chi era in grado di allineare il proprio cuore con la propria mente, poteva continuare la propria evoluzione attraverso la coscienza. Il cuore è ciò che ci collega agli altri, al nostro scopo e all'universo. Il cuore contiene anche molte informazioni sul nostro mondo interiore, e su come possiamo guarire noi stessi. Il cuore è il centro della nostra coscienza, e ci collega a tutte le altre parti di noi stessi. È il nostro collegamento con l'universo, dove riceviamo tutto ciò che entra nella nostra vita attraverso i sensi, i pensieri e le emozioni. Il cuore ci collega a tutto ciò che esiste in questo mondo, compresi tutti gli esseri sulla Terra, uomini, animali, piante e persino minerali, e tutti gli esseri in altre dimensioni dell'esistenza. Siamo qui per far evolvere innanzitutto il cuore, fino a quando non sarà allineato con il nostro vero sé. Si tratta di equilibrio, armonia e flusso. La chiave è trovare la via di mezzo tra le emozioni e la mente, piuttosto che essere governati da entrambe allo stesso tempo. Non si tratta solo di eliminare i pensieri o i sentimenti negativi, ma anche di eliminare tutte le abitudini negative che possono causare stress nella vita. Non possiamo usare la tecnologia per l'evoluzione della nostra coscienza. Non possiamo usarla per amore. La tecnologia è diventata un'entità separata da noi, che opera secondo un proprio programma, e un'agenda al di là della nostra comprensione. Essendo così occupati con la nostra mente e i nostri pensieri, col tempo perdiamo noi stessi, e ci scolleghiamo da noi stessi e dagli altri intorno a noi, perché non capiamo quale sia il nostro ruolo nella vita, o come si inserisca nello schema più grande delle cose sul pianeta Terra, o anche all'interno del ciclo di vita di un individuo sul pianeta Terra. Le parole, io e tu, non sono più importanti, perché non si allineano con chi siete veramente. Il cuore si rivelerà come la vostra vera identità quando lo permetterete, quando smetterete di lottare contro di esso e vi lascerete guidare dal vostro sé superiore, invece di essere guidati dal vostro sé inferiore. La razza umana si è evoluta per migliaia di anni, ma a un certo punto qualcosa è cambiato, e la nostra specie ha cominciato a sentirsi scollegata da essa. Questa disconnessione tra gli esseri umani e il nostro cuore, ha creato una crisi al nostro interno, che ancora oggi stiamo cercando di sanare. Se potessimo vedere il passato, probabilmente assomiglierebbe molto al presente. Questo, perché la nostra mente ripete sempre lo stesso schema di pensiero. Dobbiamo riconnetterci con noi stessi a un livello più profondo che mai, se vogliamo progredire come specie, e realizzare il nostro vero potenziale come individui. Credo che ora più che mai, siano necessari la compassione e l'amore, che vi aiuteranno a guarire dal trauma di aver perso il contatto con il vostro cuore, in questo momento critico della storia. Non intendo il cuore di un singolo essere umano, ma piuttosto il cuore umano collettivo che stiamo evolvendo. Siamo qui per far evolvere i nostri cuori, le nostre menti e i nostri corpi, per allinearci con il nostro vero centro. Mentre leggete, o ascoltate queste righe, pensate a dove vi trovate nella vostra vita, e a quanto le vostre azioni siano allineate con ciò che il vostro cuore vi suggerisce. Le vostre azioni sostengono la persona che volete essere. Se non è così, ricentratevi.
Fate degli aggiustamenti e muovetevi in una direzione che sostenga la vostra evoluzione, e vi porti più vicini a vivere in allineamento con il vostro cuore. Credo pienamente che siamo qui su questo bellissimo pianeta per evolverci e diventare esseri più amorevoli e illuminati. Per farlo, dobbiamo trascendere la dualità tra bene e male, giusto e sbagliato, luce e buio. Dobbiamo abbracciare entrambi gli aspetti della vita, riconoscendo che sono solo due facce della stessa medaglia, due metà del tutto. C'è luce nell'oscurità e c'è oscurità nella luce. Sono ugualmente importanti, e hanno la stessa influenza l'uno sull'altro. Non dobbiamo avere paura di nessuna delle due facce, ma imparare ad abbracciarle entrambe per fare crescere i nostri cuori, le nostre menti, e i nostri corpi nella loro interezza. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Ao, Aurora Rey, ambasciatore della Federazione Galattica, per favore condividete.